Sack, ricordi? Ehi, sì, certo. Vecchio bastardo. Ne è passato di... Ascolta l'intero messaggio, ti prego. Abernathy sta ripulendo il dipartimento. Chiunque non sia al 100% con lei. Io sono sulla lista. Non so perché. Sai come funziona? Niente prigionieri, niente pensionamenti. Non resterò certo qui ad aspettare il boia. Sto mettendo insieme un dossier. Per fotterla. Ho messo tutti i documenti in un nascondiglio. Se non dovessi riuscire a usarli, riceverai questo messaggio e le coordinate. So che saprai cosa farne. Cazzo. Ehi, V, grazie di essere qui. Parlare con Mike è come giocare a scacchi 3D. Non farti sviare. Ti spiacerebbe essere un po' più specifica? Mi piacerebbe sapere cosa mi aspetta. Aspettati di tutto. Dagliene l'opportunità e ti comanderà a bacchetta facendoti credere di essere tu ad avere il controllo. Mi sa che conosco il tipo. Qualche dettaglio in più potrebbe essere utile, visto che stiamo andando a parlarle. Non credi? No, lascia parlare me. Sembri un fascio di nervi. Ho una mezza idea di uccidere quei bastardi con le mie mani. Quindi sì, si può dire che sono un po' nervosa. Come pensi di convincerla a darci una mano? Dicendole la verità. Su Evelyn. Cos'è successo e perché? Pensi che funzionerà? No, dovremmo improvvisare. Sono pronto, andiamo. Aspetta, apro io. Una serratura del genere? È impossibile forzarla al primo tentativo. Sai bypassare i loro sistemi? Pare di sì. Speravo che non avessero cambiato niente da quando me ne sono andata. E avevo ragione. Un gioco da ragazzi. Seguimi. Judy Alvarez. Ti direi che è un piacere vederti, ma non è da me mentire. E non mi piacciono le feste a sorpresa, questo lo sai. Sì, e scommetto che so anche perché. Pensavo che avessi toccato il fondo unendoti alle Mox. Ma a quanto pare sei caduta ancora più in basso. Frequenti persone molto poco gradite. Sì, B, parlo di te. Ho lasciato un ricordo indelebile. Bene. Ci siamo visti una volta e ti ricordi di me? Il mio lavoro, tra le altre cose, è ricordarmi dei clienti sgraditi. E ovviamente è mia responsabilità occuparmi di loro. Ora, cosa dovrei fare con te? Cercavo informazioni a Clouds e le ho trovate. Nel frattempo ho fatto del mio meglio per assicurarmi che nessuno finisse in una sacca per cadaveri. Lo apprezzo. Ora, cosa vuoi esattamente?
Hai intenzione di molestare un'altra donna? Judy ha una proposta per il Clouds. Vuoi tornare indietro? Va bene. Sai che ho sempre apprezzato le tue capacità. Solo non capisco perché tu abbia trascinato qui questa mina vagante. Smetti di trattare le doll come carne da macello e ci penserò. Ma prima le cose importanti. Bisogna portare via il Clouds ai Tiger Claws. Ok, senti. Quello che è successo a Ed è stato traumatico. Eh? Ero convinta che non lo sapessi. Era ovvio che avrebbe fatto una brutta fine. Pensavo che sarebbe successo molto prima. Dobbiamo fare qualcosa, o faranno tutte la fine di Evie. Woodman l'ha violentata mentre era priva di sensi e poi l'ha venduta come fosse carne da macello. Cazzo, sei sempre stata instabile. Ok, visto che tu mi sembri più ragionevole, ti spiace spiegarmi di che si tratta? Pensaci su. All'idea di Judy. Può funzionare. Bene, bene, Jude. Pare che tu abbia un sostenitore fedele. Tu sapevi cosa faceva Woodman a Evelyn quando lei cercava disperatamente aiuto? Sei rimasta lì a guardare. Qui comandano i boss dei Tiger Claws. Sai cosa gliene importa a loro di me? Più o meno quello che a me importa di voi due e dei vostri problemi, ovvero nulla. Non ti chiedi perché lavori qui? Farò finta di non avervi visto, in onore dei vecchi tempi, Judy. Tra pochissimo la sicurezza scoprirà che voi due siete qui. Avete due opzioni, uscire come siete entrati o farvi buttare fuori. E non è una minaccia vuota o un modo di dire, ma un avvertimento. Ne ho abbastanza. Me ne vado. Ottima idea. E per dimostrarti che non ti sto semplicemente liquidando, Forrest sarà al piano di manutenzione tra un paio di minuti. Da solo. Non sono tuo nemico. E io non ho chiesto la tua opinione. Beh, è andata alla grande. Ci ha liquidato, cazzo! Non preoccuparti, è tutta scena. Fa passare qualche giorno e ti chiamerà spiegandoti il suo piano per prendere il Clouds, come se fosse una sua idea. Potresti avere ragione. Avete dei trascorsi? Tempo fa, sì. Forse perché mi sentivo sola. Come tutti a Night City. Lei era diversa allora. E anch'io. Non possiamo fidarci di persone per cui contano solo i numeri. Per loro il confine tra darti una pacca sulle spalle o accoltellarti alla schiena è davvero sottilissimo. Lo so, sono d'accordo con te, io... Ecco, una volta ero cotta di lei. Mi ci è voluto un bel po' di tempo per capire chi è veramente. Eppure, onesta o corrotta, ci serve. Pensa, potevamo farci una nuotata stamattina. Ti farebbe bene distrarti. Farebbe bene anche a me, in realtà. Non sarebbe stato proprio per distrarci. Ho un'idea che mi frulla in testa. Ci sto lavorando, ma non so cosa salterà fuori. Come no? Tu, un deck e un Mai Tai con un ombrellino. Non ti ci vedo molto. No, se mi dai un deck mi metto a rimuginare all'infinito. E in questo momento preferisco evitare. Merda! Che gente! Aspetta un attimo. Che si fa con Woodman?
Sei sicura che ci sia? Hai conosciuto Michael. Se il bastardo lavora qui, è perché esegue i suoi ordini alla lettera. Beh, tu che cosa vorresti fare? Voglio che qualcuno riempia di piombo la sua faccia finché non ne avrà più una. Qualcuno? Ok. Voglio che sia tu a farlo. Non ho un briciolo di empatia per quel figlio di puttana. Quindi, andiamo da lui? Sì, cazzo. Facciamolo fuori. Prendiamo l'ascensore. Facciamo prima. Piano di manutenzione. Sai cosa è peggio di un corporativo? Una stronza a rivista che vuole diventarlo. Intendi, Maiko? È davvero una merda. Ma una cosa devo riconoscergliela. Ha ragione sulle tue probabilità di riuscita. La violenza imperversa ancora nelle Badlands. Segnalate sparatorie sulle interstatali 1, 166 e 101. Testimoni oculari parlano di alcuni distinti profondi. Il numero di attacchi contro persone non affiliate resta nella media. Che cazzo ci fate qui voi due? Dov'è Michael? Perché cazzo mi ha chiamato qui? Evelyn è morta! E siete qui per dirmelo? Davvero gentile da parte vostra pensare a me. Tieni, accendi una candela. Quando Evelyn aveva bisogno di aiuto, tu l'hai stuprata. Potevo anche spezzarle il collo e appenderla come al lampadario finché non iniziava a marcire. E invece l'ho portata da un bisturi. Avrei meritato qualcosa in cambio. Doveva essermene grata. E anche voi. Ecco il mio segno di gratitudine. Evelyn è... Credevo che avrei provato più soddisfazione. Vai a piano terra. Voglio andarmene da qui. Ho avuto la sensazione che il mondo sarà un posto migliore senza di lui. E quella sensazione era fortissima, cazzo. Poi il mondo è cambiato. Tutte le persone a cui avrebbe potuto nuocere, ora sono al sicuro. Pensa a questo. Non sapranno nemmeno di essere state in pericolo. Sei nuovo di qui? Vabbè, non c'è problema. Porca puttana, io non ce la faccio. Gridare ti viene facile, però portarmi da qualche parte...
Dobbiamo tornare da Maiko con qualcosa di grosso. Fare appello al suo senso della giustizia non è bastato? Maiko lavora solo con qualcosa di concreto. Per un attimo ho pensato che ti fossi data per vinta. Vi, passo le giornate a sintonizzare Virtue in uno scantinato. Sai che probabilità c'è che qualcuno mi faccia saltare la testa? Minima. Come l'empatia di Maiko. A differenza tua, io non rischio la vita ogni giorno. Ma non è finita. Non ancora. Beh, anch'io preferisco le cose concrete. Quindi è questo che conta per te. Quanti ne uccidi, quante munizioni usi e quanti Eddie guadagni. Non si può vivere solo di arte e sogni di libertà. A volte bisogna sporcarsi le mani. Quindi, ora che si fa? Devo pensarci. Ci serve altra gente, poco ma sicuro. Parlerò con le donne. Ti chiamo appena ho qualcosa. A presto, Vi. E grazie. Claire, vieni. Io sono già qui. Perfetto. Arrivo tra un attimo. Bene. A tra poco. Aspetta, quale mezzo abbiamo detto che usiamo? Il mio. Niente da obiettare. Arrivo. A tra poco. Non dovevi chiamare. No, ora è un tuo problema. Ehi, ho scommesso sulla nostra vittoria. Perdere non è un'opzione, ok? Ehi, guarda, Samson, carne fresca. Sarebbe imbarazzante perdere con un principe. Ehi, mi fa piacere che tu sia qui. Beh, come la vedi? Sembra che ci siano un sacco di corporativi. Come lo sai? Ero uno di loro. Va bene sfogarsi dopo un po' di lavoro. Se non è stress, è esaurimento e finisci in un'ambulanza del trauma team. Beh, a correre non ci si stressa, ma le ambulanze servono comunque. Nessuna conseguenza se ammazzi qualcuno in gara? Agli sbirri non importa. Infilano i nomi delle vittime nei rapporti degli incidenti. Un omicidio conta come un incidente stradale. Dipende dalla strada. Qualche dritta prima della gara? Non alzare mai il piede dall'acceleratore. Penso io a rallentare gli altri. Alla fine sarà la velocità, non la potenza di fuoco, a farci vincere. Velocità, capito. Ah, tieni questo shard. A che serve? Ti mostra la strada, senza è come guidare bendati. Dobbiamo attraversare tutti i checkpoint o siamo fuori. Se vuoi, trattieniti pure, ti aspetto in auto. Quando iniziamo? Lo shard sta tutto lì.
Maybe he doesn't work as well as that watch says. Ultime scommesse! Non perdete l'occasione di vincere! Il primo rally a eliminazione sta per cominciare! Tutti pronti? Non che importi davvero, è troppo tardi per ripensarci! Allacciate le cinture! Pregate i vostri dei e correte per vincere! 3, 2, 1! Tieniti! Occhio! Quelli dietro vogliono speronarci! Ah, gli piacerebbe! Tieniti! Abbiamo vinto! Primo posto! Sembri sorpresa. Primi, porca puttana! Non è che sono sorpresa, è che... Lo so, primo posto, ho capito. Fermiamoci un attimo sul traguardo per sicurezza. Ottimo. Gareggi tutti gli anni? Questa è la quarta volta. La prima ho vinto. Da dipendenza. Non posso più smettere. Non puoi o non vuoi? Che differenza c'è? Lo fai per gli Eddie? Per vincere, per la gloria. Perché corri? Ti vedo concentrata al massimo.
A te non piace vincere? Sì, a chi non piace? Visto? Abbiamo qualcosa in comune. E mi piace sempre finire quello che inizio, quindi vediamo di vincere tutto. Il piano è quello. Un passaggio all'officina? Sì, certo. Ok, andiamo. Sul lavoro o muori di fame, la scelta è tua. Problemi da viziati? No? Qualcuno si annoia, eh? Chi l'avrebbe detto? Corporativi o meno, senza cromo sembriamo tutti degli stupidi sacchi di carne imbottiti di piombo. Thank you.
Ehi, da dove arrivi tu? Sono stato di sotto. Me ne vuoi parlare? Non so cosa tu abbia visto lì. Non scendo là sotto. Non so nulla. Mi hanno costretto. Sono loro ostaggio. Hanno detto che se provo a scappare sarò il prossimo sul tavolo operatorio, lo giuro. D'accordo, d'accordo. Ti credo. Una cosa terribile. Per fortuna è finita. È da tanto che sei in affari? 2 anni, forse più. All'inizio non è stato facile, ma poi ho trovato gli agganci giusti. Metà del lavoro negli affari consiste nel crearsi una rete. Questo è ad essere collaborativo e flessibile. Che cosa vendi?